Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Ovviamente, anche oggi tantissimo spazio all'emergenza sanitaria relativa al coronavirus ed è sempre più drammatica la situazione che stanno vivendo i medici di famiglia in questi giorni di epidemia. Non si sentono adeguatamente protetti e rischiano il contagio. Una situazione grave che ci viene rappresentata dal dottore Ercole Core, presidente della cooperativa dei medici di medicina generale di Teramo, intervistato da Tania Bonnici Castelli. Lo ascoltiamo. Alcuni medici di base sono già risultati positivi al coronavirus. Voi lavorate in prima linea. Vi sentite sufficientemente protetti? Purtroppo no, non siamo affatto protetti e anzi noi ogni volta che facciamo una richiesta per cercare di, da una parte, aumentare la prevenzione, che è una cosa fondamentale, e dall'altra anche di essere più protetti, ci viene quasi sempre ostacolata ogni nostra richiesta. E adesso noi avevamo richiesto qui a Mociano al sindaco di fare un'ordinanza che era, diciamo così, una battistrada per cercare di coprire un buco che c'è nella prevenzione dal momento in cui noi facciamo la segnalazione al SIESPE fino all'avere la risposta del tampone, passa circa una settimana. Anche 10 giorni, per riempire questo buco noi avevamo chiesto al sindaco la possibilità di segnalare noi al sindaco, diciamo, questa situazione con questi pazienti e di mettere in isolamento i nuclei familiari, perché qui a Mociano si era creata la situazione di una persona che poi è risultata positiva, i cui familiari per 10 giorni sono andati in giro dappertutto. Il sindaco l'ha fatta l'ordinanza. Il sindaco l'ha fatta, la prefettura gliel'ha fatta ritirare, gliel'ha fatta annullare. Io credo che questo non sia un atteggiamento collaborativo e penso che la prefettura abbia delle responsabilità oggettive su questa situazione, perché poteva anche farla annullare, ma darci una contropartita, cioè dire: guarda, invece di fare così, facciamo in quest'altro modo. Questo non accade e non accade mai. Noi siamo sul fronte di guerra e gli altri, quelli che stanno seduti dietro le scrivanie, purtroppo non rischiano nulla e noi rischiamo la vita. Cioè, questa è la sintesi della situazione. Dottor Core, ma vi faranno i tamponi presto a voi medici di base? Io spero, il tampone serve, diciamo, lo screening dei tamponi serve per fare che cosa? Cioè per soprattutto scovare, diciamo, come dire, i positivi asintomatici, e quindi è una cosa, diciamo, anche importante. Bisogna anche sapere che io posso risultare negativo oggi e magari fra 3 giorni essere positivo, per cui non è, diciamo, la soluzione definitiva. Però è sicuramente un aiuto e mi pare che la Federazione Italiana dei Medici, della quale io faccio parte, attraverso il suo segretario a Picciafuoco, abbia già scritto sia alla prefettura, sia alla ASL, sia alla regione, chiedendo di fare i tamponi a tutti i medici di medicina generale. La situazione, secondo me, è drammatica sotto questo aspetto, perché noi in questo momento non stiamo facendo la prevenzione giusta da una parte, e dall'altra abbiamo purtroppo una disorganizzazione che è dovuta sicuramente al fatto che c'è un'emergenza, questo certamente, ma è dovuta anche al fatto che se non ci si organizza, se non si riesce a creare comunque una cabina di regia alla quale ci si può rivolgere e con la quale si può dialogare, i nostri sforzi sono completamente inutili e noi siamo abbandonati a noi stessi. Senta, dottore, da giovedì 26 si ritireranno le pensioni alle poste. Poste Italiane ha previsto una turnazione alfabetica. Basterà, secondo lei, ad evitare questi assembramenti pericolosi? Assolutamente no. Io ho posto questo problema, anzi l'abbiamo posto tutti questo problema, ma qui c'è proprio, come dire,
l'inerzia totale della burocrazia. I propri dipendenti lamentano il fatto di non avere delle barriere protettive. Questa è una cosa di una gravità enorme. Io penso che la Direzione Generale delle Poste abbia comunque non sia sensibile sotto questo aspetto, e questo ci creerà un grandissimo problema, perché noi sicuramente fra 10 giorni subiremo, diciamo, le conseguenze di questo atteggiamento, che secondo me è poco responsabile e che non ha, come dire, non ci ha dato nessun tipo di ascolto. Io credo che si potevano trovare e si devono trovare soluzioni diverse che impediscono a tutte queste persone, che tra l'altro sono anziane e quasi tutte con polipatologie, quindi molto molto vulnerabili sotto questo aspetto, a trovare un'altra soluzione, magari con la protezione civile, magari diversamente, magari con tutto quello che vogliono, ma che facessero qualcosa, per l'amore di Dio e per la difesa della salute nostra e di tutti quanti. E adesso andiamo in collegamento, in diretta. Oggi siamo a Roseto degli Abruzzi, dove di preciso lo chiediamo a Paolo Rezzetti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto come sempre ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo a Roseto degli Abruzzi, siamo nella sede della Liofilchem, azienda biotecnologica all'avanguardia nel vecchio continente quanto riguarda proprio il settore della chimica e non solo, e siamo con il patrono, il dottor Silvio Brocco. Buongiorno dottor Brocco. Ovviamente dottor Silvio Brocco non ha bisogno di presentazioni, perché è un volto conosciuto anche in ambiente sportivo, perché tutti sanno, i nostri telespettatori sanno che è anche presidente del Pineto Calcio. Ma dottor Brocco, parliamo innanzitutto di questa emergenza del coronavirus, di quello che sta facendo la vostra azienda in queste settimane, in questo periodo di emergenza sanitaria. Ricordiamo che la Liofilchem lavora soprattutto con l'estero e ha quasi 200 dipendenti. Sì, la nostra è un'azienda molto conosciuta sia in campo nazionale che nel settore estero. Siamo presenti in circa 170 stati del mondo, ci occupiamo da diversi anni di microbiologia e soprattutto di dispositivi medici per le indagini microbiologiche. Lavoriamo nell'identificazione microbica, nell'antibiogramma, studiamo le multi resistenze degli antibiotici, che purtroppo anche questi oggi hanno un risvolto molto, molto importante. E, che devo dire, è un periodo questo chiaramente che investe tutto il mondo, non ci aspettavamo una situazione di questo tipo, soprattutto in Italia, che è arrivata abbastanza repentina, ha trovato un po' le nostre organizzazioni un pochino impreparate, però l'Italia è una grande nazione e sta cercando piano piano, stiamo cercando tutti quanti di uscirne. Come mia azienda abbiamo, diciamo, dislocato un reparto dove stiamo producendo disinfettanti molto importanti per l'igiene pubblica, dei locali pubblici, soprattutto degli ospedali, disinfettanti con una formulazione, diciamo, americana, di acido ascorbico combinato con gli ioni d'argento, che dimostra un'alta attività antivirale, soprattutto tutti i virus, dall'HIV, dal rotavirus, gli adenovirus e anche il coronavirus o i virus influenzali di altri tipi. Quindi con passione, con dedizione, ma anche con una missione verso quella che è la vita e come solito nostro fare, di proteggere la vita nel mondo. Lo stiamo facendo con questi disinfettanti. Possiamo dire, dottor Brocco, che è cambiata in queste ultime settimane anche la vita della vostra azienda, perché ovviamente le richieste sono tantissime, arrivano da tutto il mondo. Beh, riuscite a far fronte alle... Noi continuiamo, devo dire che i nostri distributori nel mondo, con i rapporti che hanno con i miei figli, soprattutto con mio figlio,
E loro ci chiamano, vogliono rassicurazioni, si rassicurano che stiamo bene, che continuiamo a fornirli, e questo ci fa enormemente piacere, significa che il nostro prodotto, il nostro Made in Italy comunque rappresenta veramente un fiore all'occhiello per tutti noi. Io chiedo anche a lei, che è un esperto di microbiologia, un po' entrando un po' più nel settore medico, si parla tanto di questi esperimenti che si stanno facendo nei vari ospedali dell'utilizzo di questi medicinali per cercare di contrastare il Covid-19. Dalla sua esperienza, dalla sua conoscenza della materia, cosa si sente di dire? C'è la speranza oggi, utilizzando questi farmaci che servono per altre patologie, c'è la speranza quantomeno di fermare, di ridurre questi contagi e soprattutto di portare il maggior numero di persone possibili alla guarigione? Sì, è così, quello che dite. Chiaramente sono farmaci già che sono stati adoperati nel continente asiatico, soprattutto in Cina, in Giappone, nei paesi confinanti con la Cina stessa, dove hanno adoperato l'antinfiammatorio per l'artrite reumatoide, che ha dato veramente degli ottimi risultati. Il primo ospedale è stato quello di Napoli, che chiaramente ha comunicato, ha reso pubblico proprio le guarigioni, e questo deve come dire, dare veramente un sorriso a tutti noi, a tutti i cittadini, a tutti gli italiani, ma anche in Europa stessa, nel mondo, che comunque tutti i farmaci che danno una reattività positiva per il paziente in situazioni critiche ben vengano. Cioè, io dico che la sperimentazione è già stata fatta nei paesi che hanno subito, come la Cina, prima di noi questo evento drammatico. Quindi, se l'antinfiammatorio va bene, bisogna utilizzarlo, come va utilizzato anche l'antivirale proposto dalla Francia, ma addirittura anche dei derivati del chinino che si usano per la malaria, che sicuramente ha dato dei vantaggi, degli effetti benefici. E non ultimo questa molecola prodotta in Giappone, che è l'Avigan, che sicuramente può prevenire l'insorgenza di forme infettive molto più complesse. Quanto, dottor Brocco, secondo lei bisognerà aspettare ancora per arrivare ad un vaccino? Il vaccino è una questione tecnica che bisogna produrre in determinati laboratori e nelle industrie. Bisogna coltivare prima il virus, renderlo inattivo, poi le sperimentazioni, iniettarli sugli animali. Dopodiché, nel momento in cui c'è l'idoneità, si può somministrare all'uomo. Io mi auguro che questo avvenga nel più breve tempo possibile, non so i termini. Adesso dobbiamo andare avanti con questi accorgimenti farmacologici, con questi prodotti farmacologici, che sicuramente hanno avuto un risvolto fortemente positivo. Io mi auguro che nei prossimi giorni potremmo veramente avere una tranquillità anche psicologica, perché un paziente, una persona che mostra i primi sintomi, può essere già da subito trattato a livello medico, anche al medico di famiglia, con questi farmaci. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, soprattutto in questa ultima settimana, anche l'Abruzzo, dottor Brocco, sta facendo i conti con numeri in crescita per quanto riguarda i contagi e purtroppo anche con quanto riguarda i decessi. Non siamo ai livelli, fortunatamente, della Lombardia, però è una situazione questa che preoccupa. Ci preoccupa, senz'altro, siamo fortemente dispiaciuti di questo. È chiaramente un virus che attacca le persone più debilitate, compromesse da altre patologie. Chiaro, con una piccola veramente minoranza, altre persone che non presentano patologie particolari. Quindi l'attenzione maggiore è rivolta verso gli anziani, verso le persone che lungamente sono trattati con altri farmaci per altre patologie, come le malattie oncologiche, le malattie cardiocircolatorie, altre malattie infettive in genere, non dimenticando poi che la nostra popolazione, ma in genere quella mondiale, soffre anche di altre patologie. Quindi pieno rispetto a questa situazione, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare
i pazienti affetti da altre patologie. Nella vostra azienda, dottor Brocco, ovviamente in questo periodo di emergenza avete adottato tutte le precauzioni previste per legge, insomma oltre quasi 200 dipendenti, come risente il lavoro di questa emergenza sanitaria nella vostra azienda? La mia azienda è dislocata in diversi reparti, ogni reparto chiaramente non sono presenti tante persone, chiaramente sono tutte dotate di mascherine, di cappelli, di guanti, hanno tutto un sistema di protezione, lavoriamo nelle camere sterili e già di per sé il nostro modo di lavorare è un modo che rispetta soprattutto profondamente l'igiene degli operatori. Jacopo, sì, se c'è qualche domanda da studio, sì, il dottor Brocco ovviamente è a nostra disposizione e ovviamente... Un paio di considerazioni brevissime. La prima, che poi è anche il titolo della nostra news, sappiamo anche che a proposito dell'azienda del dottor Silvio Brocco, anche dal punto di vista delle donazioni sta aiutando in maniera concreta alcuni nosocomi del territorio della regione Abruzzo, quello di Arri, quello di Giulianova. Ecco, questo insomma diciamo che è stata una decisione immediata da parte dell'azienda, quello di dare una mano anche ovviamente ai nosocomi del territorio e non solo. Sì, diceva Jacopo Forcella da studio che voi siete impegnati anche non da oggi in donazioni ad ospedali, a nosocomi della nostra regione, in particolare avete lavorato e state collaborando con donazioni ed altro con gli ospedali di Atri e di Giulianova. Atri e Giulianova stiamo fornendo dei disinfettanti per le mani, dei disinfettanti per le superfici, partiranno oggi sia per Atri che per Giulianova. Chiaramente abbiamo dislocato, dato dei fondi all'ospedale di Pescara, all'ospedale di Teramo. C'è una grossa solidarietà che sto facendo con l'ospedale di Sassari, questo grazie al calcio, all'amicizia intercorsa tra me e il presidente della Torres, Salvatore Sechi, dove stiamo mandando veramente tante taniche di disinfettanti, perché anche l'ospedale di Sassari, il policlinico, sta subendo dei contagi proprio all'interno del nosocomio, quindi già oggi partono diversi pallet per loro. Anche con l'amicizia con sempre del calcio, con i miei amici di Tolentino, anche oggi partono diverse taniche di disinfettanti per Civitanova, Macerata, Camerino, dove è stata anche la mia sede universitaria nella mia specializzazione, e per lo stesso comune di Tolentino. Quindi i miei amici del calcio parlano con me quasi tutti i giorni. Jacopo, a te ancora per qualche altra considerazione. A proposito di calcio, ha detto bene il presidente a questo punto, Silvio Brocco, in quanto presidente del Pineto. Gli volevo chiedere come sta vivendo dal punto di vista sportivo questa situazione e se c'è il timore fondato o meno da parte di chi è all'interno del mondo del calcio che questa sia una stagione davvero a rischio, che ci potrebbe essere la possibilità che la stagione si fermi proprio qui, che non riprenda mai. Certo, allora ovviamente ci ha dato il là con l'ultima sua risposta per parlare anche di calcio nell'ambito di questa emergenza coronavirus. Chiediamo ora, chiede Jacopo Forcella, al presidente del Pineto in questo caso, cosa pensa per quanto riguarda i campionati di calcio, se c'è il rischio davvero che possano non riprendere, qual è il suo auspicio, qual è la sua speranza, perché ad oggi, presidente, non si sa neanche quando poter riprendere gli allenamenti delle squadre. Questo è giusto, sicuramente. Dobbiamo parlarne appena dopo Pasqua di tutto questo per vedere i picchi di contagio, di guarigioni e quant'altro, e soprattutto io la mia speranza fondo molto sui farmaci che possono far ritornare tranquillità nella popolazione, possa far riprendere una vita normale, e questo mi auguro in breve tempo. Chiaramente il calcio può riprendere anche se riprende, non importa, se dovesse essere la metà di maggio eccetera, ci organizziamo, ci si può organizzare, perché il calcio prima di tutto è piacere, è vita per i giovani, per noi stessi che lo facciamo da una vita. Se è fattibile questo, non ci sono problemi di dati, si possono giocare anche due partite alla settimana pur di concludere questo campionato. Però aspettiamo, questo è un mio augurio di fiducia, di positività e una convinzione che
che presto questo dramma che stiamo vivendo tutti nel mondo possa evolvere in modo positivo. Grazie, grazie al dottor Silvio Brocco dalla Leofilchem, titolare della Leofilchem di Roseto degli Abruzzi, azienda che si occupa di biotecnologia e che esporta i suoi prodotti, i suoi materiali in tutto il mondo. Grazie davvero dottor Brocco. Grazie a voi. Da Roseto degli Abruzzi la linea può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al dottor Silvio Brocco per questo collegamento e anche insomma avete sentito per quello che per quelle che sono le donazioni che già oggi partiranno di materiali disinfettanti per alcuni dei nosocomi, non solo abruzzesi, ma avete sentito anche fuori regione. Cambiamo argomento adesso, ma rimaniamo sempre in tema emergenza, perché a breve i sindacati avvieranno un confronto con l'assessore regionale Fioretti affinché i lavoratori costretti a restare a casa per l'emergenza coronavirus abbiano le adeguate tutele attraverso gli ammortizzatori sociali. Con il segretario regionale della CGIL Carmine Ranieri abbiamo anche parlato del primo caso di positività riscontrato in Sevel. Segretario, emergenza sanitaria prosegue, molte aziende anche alla luce della nuova ordinanza hanno chiuso nella nostra regione, però ci sono problemi e anche polemiche. Ma certamente, è vero che molte aziende hanno chiuso, hanno sospeso la produzione, gli imprenditori hanno capito che in questa fase è necessario produrre soltanto ciò che è essenziale per la vita e per i bisogni dei cittadini. Ci sono alcune aziende che invece insistono nel voler mantenere aperta la produzione con gli stessi ritmi di sempre, mettendo a rischio la salute dei lavoratori, e questo è inaccettabile. Su queste aziende abbiamo indetto e stiamo indicendo azioni di sciopero. Domani avremo il primo tavolo in videoconferenza con l'assessore al lavoro Fioretti, perché dovremo mettere in piedi l'accordo regionale per dare gli ammortizzatori a tutte le persone che in questo momento hanno sospeso la loro attività lavorativa. Il nostro obiettivo è di coprire tutti i lavoratori, sia con gli strumenti ordinari che hanno avuto da decreto nazionale delle deroghe, mi riferisco alla cassa integrazione guadagni ordinari, al fondo di integrazione salariale, ma poi con la cassa integrazione in deroga dovremo coprire tutte quelle situazioni che normalmente non sono coperte dagli ammortizzatori. È importante coprire tutti i lavoratori che hanno perso in questo momento temporaneamente, per fortuna, la loro attività lavorativa. Dall'altra parte c'è un tema importantissimo, che è quello che i soldi degli ammortizzatori sociali, il pagamento degli ammortizzatori sociali avvenga nei tempi dovuti ai lavoratori. Siamo preoccupati che con il pagamento diretto dell'INPS ci possano essere dei ritardi. Ecco, su questo dobbiamo lavorare sulla regione, con la regione e con gli istituti bancari affinché i lavoratori possano avere certezza del pagamento degli ammortizzatori sociali. C'è tanta preoccupazione per il futuro, c'è preoccupazione per tutti quei settori che oggi già stanno perdendo introiti e ovviamente dove non ci sarà lavoro. Pensiamo soltanto al settore, per fare un esempio, del turismo o al settore della distribuzione che non è aperta perché non dà servizi essenziali, la ristorazione e così via. Dall'altro lato quindi sicuramente ci sarà una perdita importante di risorse. Il punto oggi diventa, come ci dicono anche le norme nazionali e regionali, che oggi la priorità è quella del distanziamento sociale, di non far proseguire questo contagio per poter ripartire prima, e cerchiamo di ripartire il meglio possibile. C'è anche la problematica, segretario, che riguarda alcuni lavoratori che sono risultati positivi al Covid-19, lavoratori poi da seguire nel corso delle settimane e dei giorni. Sì, ovviamente quando si trovano dei lavoratori positivi al Covid-19 è necessario innanzitutto che le ASL mettano immediatamente in funzione tutta la procedura per tracciare, per avvertire tutte le persone, gli altri lavoratori, oltre che i familiari e tutti i contatti che queste persone positive, trovate positive, hanno avuto. Questa cosa lo devono fare le ASL e le aziende. È importantissimo per evitare che, come dire, si possa sospendere la catena di trasmissione del virus, e ci risulta che questo non sempre viene fatto con le dovute attenzioni.
Iniziativa del supermercato Conad del centro Megalo di Chieti. Ai fini di una migliore prevenzione dal contagio da coronavirus, la direzione ha predisposto la misurazione della febbre ai clienti. Vediamo. Siamo con il direttore del centro commerciale Conad di Megalò a Chieti, che ha adottato una norma di sicurezza davvero importante, la misurazione della temperatura ai clienti che si portano nel vostro supermercato. Abbiamo attivato una serie di procedure per la sicurezza e la garanzia di tutti, sia clienti che dipendenti. Abbiamo attivato il sistema di barriere in plexiglass sulle avancasse, abbiamo creato degli spazi per distanziare il cliente dai banchi, sia i banchi freschi che dalle corsie, e in più abbiamo inserito questo servizio di igienizzazione delle mani, dei guanti ai clienti all'ingresso, con la rilevazione anche della temperatura. Avevamo in dotazione il termometro infraled e con quello abbiamo cominciato a fare questo servizio. Possiamo dire che fino ad oggi a nessun cliente è stata rilevata una temperatura in uno stato febbrile? No, assolutamente no, nessun cliente è risultato con la febbre. Come hanno accolto, direttore, i vostri clienti, i vostri numerosi clienti, questa iniziativa della misurazione della temperatura? Beh, all'inizio era una cosa abbastanza strana, facevano domande, ma poi ben volentieri hanno voluto partecipare all'iniziativa perché hanno capito che garantisce tutti. Apprezzabile, vediamo anche questo banchetto di cui lei parlava, dove ci sono i guanti, dove ci sono gli igienizzanti, tutto quello che serve per entrare nel vostro supermercato nelle massime condizioni di sicurezza. Sì, vogliamo garantire a tutti la tranquillità di poter stare dentro il nostro punto vendita, quindi forniamo il gel gratuitamente, i guanti gratuitamente, e i clienti stanno apprezzando questa iniziativa. Ancora caos nei comuni della Valfino, nonostante da una settimana sia stata ufficialmente dichiarata zona rossa. Il sindaco di Castilenti, Alberto Giuliani, chiede aiuto agli organi competenti per installare un presidio fisso sanitario. In area Vestina invece preoccupazioni a Loreto Aprutino per alcuni casi di contagio presso la casa di riposo. Stefano Recanati. Situazione che resta preoccupante in area Vestina e nella Valfino per quanto riguarda i contagi da Covid-19. A Castiglione Messer Raimondo, comune più colpito da questo nuovo virus, ormai si contano 33 casi di contagio, a discapito di una popolazione di circa 2.000 anime. Anche il sindaco Vincenzo D'Arcole è risultato positivo al tampone e adesso si trova in isolamento domiciliare. Purtroppo sale anche il numero dei decessi, saliti a 6 nella giornata di ieri. Un altro sindaco della zona rossa si aggiunge all'elenco dei positivi. Si tratta del sindaco di Montefino, Ernesto Piccari. Come il collega di Castiglione, si trova a casa ma con la febbre. Qui però il numero dei contagi è minore. Un appello disperato invece arriva dal sindaco di Castilenti, Alberto Giuliani, il quale ha ufficialmente richiesto agli organi competenti regionali e provinciali l'installazione di un presidio sanitario fisso che possa farsi carico di tanti cittadini che sono a casa con la febbre e non possono essere seguiti dal loro medico curante, oltre ad una postazione fissa di protezione civile nazionale che possa aiutare tutte quelle persone che non possono uscire. Il sindaco, raggiunto telefonicamente, è sembrato scoraggiato soprattutto dalla carenza di comunicazione per quanto riguarda il numero di contagi delle persone in quarantena. Intanto ieri a Castilenti si è registrata la prima vittima. Primo decesso anche a Elice, unico comune della zona rossa in provincia di Pescara. Ad annunciarlo sul profilo Facebook il sindaco Gianfranco De Massis, che scrive: ho tanto sperato che questa comunità non fosse mai toccata da questo genere di lutto, ma purtroppo non è stato così. Fortunatamente, aggiunge il sindaco, non si registrano nuovi positivi. Nell'area Vestina alcune difficoltà in più si registrano a Civitella Casanova, uno dei comuni più martoriati negli ultimi anni tra frane, nevicate e terremoti. Qui i contagi hanno superato le 10 unità e nei giorni scorsi è stata accertata anche la prima vittima, una donna. Intanto sui social è emblematica una foto che ritrae il sindaco Marco D'Andrea ricevere un bacio sulla guancia da una signora anziana. Non siamo né medici, né psicologi, né scienziati, ma stiamo facendo tutto quanto nelle nostre possibilità per cercare di arginare questa minaccia invisibile e prestare assistenza e vicinanza alla nostra comunità. Gesti come questo ci riparano di tutta la stanchezza e di tutta
tutta la rabbia accumulata di questo momento durissimo, ha concluso il primo cittadino. A Loreto Aputino, che nelle ultime ore sta piangendo la scomparsa di 4 persone, preoccupa molto la situazione presso la casa di riposo Acerbo De Pasquale, dove, dopo il primo caso di positività al Covid-19, il sindaco Gabriele Starinieri ha richiesto ed ottenuto che venisse effettuato il tampone a tutti i pazienti e dipendenti. Questi ultimi adesso si trovano tutti malati a casa. Così il primo cittadino ha scritto ufficialmente alla Protezione Civile Regionale, al prefetto e alle autorità competenti, chiedendo di inviare personale sanitario adeguato ad affrontare questa emergenza. Intanto, a 3 giorni dall'avvio ufficiale della primavera, è arrivata la prima neve dell'anno, ma fortunatamente per ora non si registrano ulteriori problemi all'emergenza coronavirus. Polizia di Stato e Comune dell'Aquila hanno diffuso un tutorial su come indossare correttamente la mascherina e prevenire il contagio da coronavirus. Vediamo. Per prima cosa, indossare i guanti monouso. Come indossare correttamente la mascherina chirurgica? Dapprima individuare con il tatto il bordo con lo stringinaso, quello più rigido. Aprire la mascherina nella sua parte centrale. Afferrare gli elastici con entrambe le mani. Appoggiare la mascherina al volto. Fissare gli elastici dietro le orecchie. Adattare bene la mascherina al volto. Modellare lo stringinaso con entrambe le mani. Al termine delle procedure, rimuovere i guanti afferrando l'esterno del polsino di un guanto e tirarlo via rovesciandolo. Sfilate il secondo guanto e, senza toccarne la superficie esterna, rovesciate il secondo guanto sul primo mentre lo si sfila e gettateli in un sacchetto. Togliere la mascherina mantenendola per gli elastici e gettarla nel sacchetto. Richiudere il sacchetto e smaltire nei rifiuti indifferenziati. Eseguire l'igiene delle mani con acqua e sapone o gel igienizzante. E questo è il tutorial diffuso dal Comune dell'Aquila in collaborazione con la Polizia di Stato su come prevenire il contagio da coronavirus. Le mascherine vanno a ruba, ma non tutte le indossano correttamente. In ogni caso, coprirsi il volto è un modo di proteggere le persone intorno a noi, piuttosto che di proteggere se stessi. Indossandola, noi evitiamo che le goccioline di saliva che produciamo mentre parliamo arrivino alla persona che ci è vicino. Quindi è una protezione non per noi, ma per gli altri. Indossandole non andrebbero mai spostate dal momento in cui vengono indossate, quindi non toccate, non messe in basso verso il collo o in alto, alcuni le posizionano sulla testa per respirare o per riposarsi o per a volte fumare. Il modo più efficace per prevenire il contagio però è quello di rispettare le distanze di sicurezza e avere una corretta igiene. Lavarci le mani è la cosa più utile e che allontana il pericolo del contagio. Indossare i guanti può essere una protezione, ma lo stesso toccando con i guanti e le superfici o anche la mascherina la si può contaminare. Quindi a questo punto il vero elemento che ci può dare sicurezza è la distanza. E dopo un inverno mite, con poche precipitazioni, torna la neve in Abruzzo tra il Pescarese e l'Aquilano, mentre le temperature scendono sotto lo zero, soprattutto in montagna, con la minima di -13,8 gradi registrata a Campo Imperatore. La nevicata più abbondante ha interessato Canzano, nell'entroterra aquilano, con 10 centimetri di neve. Imbiancato anche il capoluogo della regione, L'Aquila, e altre località, tra le quali Sant'Eufemia a Maiella, Farindola e Carpineto della Nora. Rinchiusi in casa, gli italiani devono fare i conti con l'isolamento. La socialità si evolve ma non scompare. Se infatti ci si abbandona allo stress, anche il sistema immunitario ne risente. Ecco i consigli dell'esperto su come superare questo difficile momento anche dal punto di vista psicologico. In una fase di deprivazione che è prolungata, è chiaro che c'è una tantissima voglia di vita, quindi di tornare a vivere, di tornare a riprendere le proprie abitudini che prima rappresentavano la propria zona di comfort.
L'uomo è un animale politico, diceva Aristotele, a sottolineare come il rapporto con gli altri sia insito nella natura umana. Perfino in questo periodo di isolamento, a causa dell'emergenza sanitaria, le persone non rinunciano alla socialità, ma anzi questa si evolve grazie ai moderni mezzi tecnologici. La socialità in qualche modo è supplita da internet più che dalle relazioni reali, ecco, in questo momento. Ma non solo social network, anche riscoprire i vicini di casa tramite flash mob sul balcone, un modo per solidarizzare. Quelle sono tutte espressioni, secondo me, anche di tifo, di pulsione vitale, di eros contro thanatos, distinto dalla pulsione di morte, quindi è voglia di vita. Questo poi implica anche farlo insieme il più possibile, perché ci rassicura, ci fa sentire uniti, ne usciamo insieme, no? Perché è in pericolo non solo l'uomo ma la specie umana. Il rischio però è che al termine di questo periodo di isolamento dovremmo fare il conto con un maggior numero di stati d'ansia, depressione e attacchi di panico. Questo è un rischio possibile purtroppo, sì, come anche le nevrosi fobico-ossessive possono essere in aumento o come dire cronicizzarsi in chi già le ha, questo purtroppo è un rischio possibile, lo vedremo dopo, i danni si vedranno dopo, non solo quelli economici, sanitari ma anche quelli psicologici. L'invito degli esperti è quello a non buttarsi giù, esercitando la propria volontà tramite la respirazione consapevole e il dialogo positivo. Nei periodi di stress che a produrre poi cortisolo in eccesso e se prodotto in maniera prolungata indebolisce il sistema immunitario, è molto importante cercare di sentire e di avere il controllo sulla situazione. Questa del coronavirus e dell'isolamento non è un'esperienza voluta per molti di noi o per tutti noi, quindi è molto importante poter esercitare un certo controllo su questa esperienza. Quindi in qualche modo riadattarsi, cambiando le proprie abitudini, ed è quello che in qualche modo molti stanno facendo. E dopo un'attenta e accurata riflessione, soprattutto alla luce del perdurare dell'emergenza del virus Covid-19 a livello nazionale, con il susseguirsi dei decreti urgenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del comitato organizzatore del Premio Nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva, ha deciso il rinvio a data da destinarsi della cerimonia di premiazione della 18ª edizione del premio, inizialmente prevista alle ore 11 di lunedì 27 aprile al Teatro Marruccino di Chieti. La giuria nelle settimane scorse aveva ufficializzato i vincitori nei nomi di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, e Nicolo Barella, centrocampista dell'Inter, nelle rispettive categorie, dirigenti di società, allenatori e calciatori. La stessa commissione, sempre d'intesa con il presidente del comitato organizzatore Zaccagnini, aveva deciso di attribuire il premio speciale della giuria al commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini. E con questa notizia si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili già sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.